I rapimenti alieni. Il quarto tipo. Le abduction. Cos'è che collega tutti questi avvenimenti? Perché centinaia di testimoni raccontano quasi sempre la stessa storia? E che prove abbiamo sulla loro veridicità? Ma soprattutto, perché ci rapiscono? Oggi iniziamo un percorso per cercare di comprendere cosa si cela dietro i rapimenti alieni. Centinaia di testimonianze, ipnosi regressive che raccontano storie raccapriccianti di operazioni chirurgiche dolorosissime e traumi che sconvolgono per sempre la vita degli addotti. Di questo fenomeno si iniziò a parlare pubblicamente alla fine degli anni 60, quando i coniugi Hill decisero di raccontare per la prima volta la loro traumatica esperienza. Da allora sempre più persone troveranno il coraggio di farlo e ad oggi si contano migliaia di testimonianze credibili e centinaia di ipnosi regressive che hanno portato a galla i ricordi di quei tremendi avvenimenti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti in un angolo buio della memoria. Di abduction in realtà se ne parla sin dall'antichità. Ci sono descrizioni di rapimenti alieni sulla Bibbia, nei testi sacri apocrifi, nei Veda, i testi sacri indiani e perfino in Cina, dove il ritrovamento di un documento ufficialmente riconosciuto appartenente al periodo della dinastia Ming racconta nei dettagli il rapimento di un muratore di un villaggio, a cui farà ritorno solo un anno dopo la sua sparizione, credendo di essersi assentato solo poche ore. Ma proviamo ora ad esaminare uno dei casi più eclatanti di rapimenti alieni. Siamo a Melbourne, Australia. È l'8 agosto del 1993. Kelly Cahill, insieme alla sua famiglia, stanno rientrando in casa dopo la solita gita fuori città, quando di fronte a loro appare all'improvviso un'intensa luce in lontananza. Ha una forma discoidale. Kelly, suo marito e i suoi due figli, dopo poco, vedono schizzare via quella luce e sparire nel nulla. La famiglia prosegue il suo tragitto verso casa, gettando di tanto in tanto un occhio al cielo, ma pochi minuti dopo una luce accecante si presenta davanti all'auto. Kelly si trova costretta a fermare la macchina e, come racconta, il terrore si trasforma d'improvviso in quiete, mentre una strana sensazione di torpore pervade tutto il suo corpo. Pochi secondi dopo quella luce schizza via sparendo così come era apparsa. Kelly prova a chiedere al marito cosa sia accaduto, ma il marito aveva vissuto la sua stessa esperienza e così anche i suoi due figli. Nessuno poteva dare una risposta a quella domanda, perché nessuno di loro ricordava cosa fosse successo solo pochi attimi prima. Arrivati a casa, Kelly fa un'incredibile scoperta. Il viaggio è durato un'ora in più del previsto. Sia lei che la sua famiglia avevano perso un'ora senza darsene spiegazioni. Un vuoto temporale che vedremo ripetersi spesso tra gli addotti. Quella stessa sera Kelly iniziò ad avere una forte emorragia vaginale. La cosa si ripeté per altre 3 settimane, così decise di andare in un ospedale per fare un test di gravidanza. Risultò negativo, ma i medici scoprirono un'importante infezione nell'utero. Lentamente, nei giorni a seguire, Kelly inizia a ricordare dettagli di quell'ora mancante. Ricorda ad esempio nitidamente un gruppo di umanoidi che la cerchiano e quella strana sensazione che colpisce chissà di non avere più scampo. Poi un giorno, ripercorrendo la stessa strada in auto, Kelly ha dei chiari flashback e tutto le ritorna nella memoria. Quella sera era scesa dall'auto e si era avviata verso l'UFO, che era atterrato da lì a pochi metri su un campo alla sua sinistra. Aveva un diametro di circa 40-50 metri ed emanava una luce intensa. Poi notò 2 persone che stavano attraversando la strada dopo aver parcheggiato la loro auto proprio dietro la sua.
D'improvviso dall'oggetto uscì un essere scuro e sottile, alto circa 2 metri, con una testa sproporzionata. Subito dopo si trovò circondata da altri 7-8 esseri come quello, che in seguito si divisero in 2 gruppi. Uno si diresse verso gli altri testimoni, l'altro si diresse verso lei e suo marito Andrew, che nel frattempo l'aveva raggiunta. Kelly avverte un forte colpo all'addome e si accascia a terra. Si accorge di essere totalmente cieca e inizia a vomitare copiosamente, mentre nelle orecchie echeggia un sibilo assordante. Quelle creature l'avvertono che non sono lì per farle del male, parole che deve aver udito anche Andrew, visto che si rivolgerà a loro urlando: «Allora perché l'avete colpita?» Pochi attimi dopo, Kelly svenne. Quando si riprese, era ancora in terra e ancora cieca. Ricorda di aver imprecato più volte in preda alla rabbia. Poi più nulla. Tutto quel che rammenta è di essere di nuovo seduta in auto e in perfetta forma. Quel che scopre sul corpo, poi, sarà la prova che quel che era riaffiorato nelle sue memorie non era affatto un'invenzione. Kelly si ritrova un segno a forma di triangolo sull'addome, proprio dove aveva avvertito il colpo. Qualcosa che non aveva mai visto prima sul suo corpo e per il quale non ha mai trovato una spiegazione. Decise di indagare e contattò così il dottor John Auchettle, un famoso e stimato ricercatore UFO australiano. Auchettle le chiese di accompagnarlo nel luogo dell'avvistamento e lì fece dei test chimici del terreno nel punto esatto di atterraggio che confermarono l'accaduto. C'erano i segni di 3 grandi sostegni. Il livello di magnetismo in quell'area era molto più elevato che nel resto del campo. Il suolo sembrava essere stato compattato e dopo le analisi scoprì che quel terreno aveva subito una notevole disidratazione, probabilmente dovuta a una forte fonte di calore. Kelly ricordava chiaramente la presenza di altri testimoni e così il dottor Auchettle decise di mettere una serie di annunci sui giornali alla ricerca di quelle persone. Finalmente, il 17 novembre del 93, 3 persone si fecero avanti, i coniugi Jane, Bill e la loro amica Glenda. Videro lo stesso oggetto descritto da Kelly. Fermarono l'auto e scesero. Videro le stesse entità e le descrissero nello stesso modo. Bill, come Andrew, ricordava pochi particolari, ma quel che colpì fu che anche loro arrivarono a casa con circa 1 ora e mezza di ritardo. Jane e Glenda ricordavano l'auto di Kelly e di un'altra auto con un uomo a bordo ferma sul ciglio della strada. Anche Jane, Bill e Glenda si diressero verso l'UFO. Lo descrissero del diametro di circa 50 metri, sostenuto da 3 gambe, e ricordarono un forte ronzio proveniente da quell'oggetto, un ronzio assordante, e poi più nulla. Si ritrovarono in auto e ripresero il viaggio verso casa. Sia Jane che Glenda accettarono la proposta del dottor Auchettle di sottoporsi ad una ipnosi regressiva. Le loro testimonianze furono a dir poco sbalorditive. Coincidevano alla perfezione. Entrambe ricordavano di essere state immobilizzate su un tavolo metallico e di essere state sottoposte a esami vaginali con strani strumenti. Giorni dopo Glenda scoprì un ematoma sulla caviglia, come se fosse stata stretta da un legaccio, così entrambe andarono dal medico e scoprirono in entrambe 3 punti rossi dietro la gamba ed un triangolo rosso sopra l'addome. Il dottor Auchettle non fece incontrare i testimoni tra loro prima del giugno del 2014, probabilmente per non contaminare i ricordi. Un'altra cosa che il dottore omise fino al 1996 fu del ricordo di Kelly di un drago rosso fluorescente passarle accanto. Ma il 1 ottobre del 1996, il dottor Auchettle e Kelly rilasciarono un'intervista al periodico australiano Who, accennando anche alla 3ª auto con uno sconosciuto alla guida. Dopo qualche giorno Auchettle ricevette una lettera dalla moglie di quell'uomo alla guida e raccontò particolari che coincidevano perfettamente con i racconti di Kelly, di Jane e Glenda. Ma quel che lasciò letteralmente basito il dottore furono le ultime parole su quella lettera. So che non c'è modo di provare la presenza di mio marito sul luogo, ma posso fornire un particolare. Sulla parte posteriore destra della macchina è montata una ruota di scorta.
protetta da una copertura in tela, su cui spicca un disegno dipinto con un materiale riflettente rosso a forma di drago. L'ho fatta io, a mano, non si trova in commercio. È un pezzo unico. Potrebbe chiedere ai testimoni se l'hanno notata. Questo era uno dei casi più famosi di abduction, dove più testimoni raccontano la stessa storia, gli stessi particolari, e dove ci sono prove fisiche di un atterraggio da parte di un oggetto di grandi dimensioni. Ma vediamo un altro caso che fece molto clamore alla fine degli anni 70. Siamo in Cile, a Pampa Yuscuma, a 5 km dal confine argentino. È il 25 aprile del 1977. Il caporal maggiore Armando Valdés è a capo di un'unità della Guardia di Frontiera. Quella notte decidono di pernottare in un vecchio edificio in legno abbandonato. Accendono un fuoco per fare luce e scaldarsi e si addormentano. Alle prime ore dell'alba, però, vengono svegliati da accecanti luci che filtrano tra le tavole di quella vecchia costruzione. Spengono il fuoco ed escono in avascoperta. Due UFO molto luminosi sono atterrati proprio a pochi metri dal loro accampamento. Valdés decide di seguire più da vicino il tutto, mentre i suoi commilitoni cercano di dissuaderlo. All'avvicinarsi, un fascio di luce quasi lo acceca. Valdés intima l'altolà e si dirige spedito verso quel bagliore. Il bagliore era sparito subito dopo, così come i due UFO, e del caporal maggiore non c'era più traccia. Sembrava essere stato inghiottito da quella luce, tanto che i soldati raccontarono che sembrò svanire all'interno di una specie di nebbia violacea. Continuarono a chiamarlo e a cercarlo in tutte le direzioni. Valdés fu trovato a terra, disteso, in uno stato di totale confusione, esattamente 15 minuti dopo la sua sparizione. Non ricordava nulla, ma due anomalie avrebbero reso questo caso di abduction unico. La prima è che Valdés presentava una barba lunga di almeno una settimana, mentre quando era sparito, 15 minuti prima, era perfettamente rasato. E la seconda, il suo orologio, segnava una data corrispondente a 5 giorni dopo rispetto al momento della sua scomparsa. Il tempo sembrava aver scorso in modo totalmente anomalo per il caporal maggiore. Questi due casi sono collegati da quello che viene definito il missing time, un tempo che viene vissuto e perso e di cui non si ha più memoria. Nel primo caso i testimoni sembrano aver perso più di un'ora. Nel secondo Valdés sembra aver vissuto un tempo fuori dal tempo molto più prolungato, come testimoniano il suo orologio e la sua barba. Ma ci sono altre prove a sostegno dei rapimenti alieni, prove fisiche che riportano circa il 15% degli addotti. Piccoli impianti alieni di cui non sappiamo ancora molto, ma che sono l'evidente prova che qualcuno, con una tecnologia molto più avanzata della nostra, è riuscito ad inserire nel braccio, nella gamba o addirittura nella testa del rapito, spesso senza alcun segno di incisione evidente. Cilindri metallici avvolti in una soluzione biologica che restano ancora un mistero, anche se qualcosa inizia a trapelare, ma di questo ne parleremo nella seconda parte. Ci sono anche tesi alternative sull'abduction, altrettanto meritevoli di attenzione e studio. Una di queste tesi, molto accattivante, è quella del coach Emanuele Palmieri, che da anni studia questo fenomeno affrontandolo spesso con la meditazione regressiva. Le abductions sin qui esposte sono riconducibili a delle creature extraterrestri dotate di un corpo fisico, dotate di mezzi di trasporto e di altri tipi di attrezzatura. Quello che fa parte del mio percorso di ricerca sono invece interferenze da parte di alieni interdimensionali non dotati di un corpo fisico che ho ribattezzato con il termine junghiano di Daimon. Durante la mia ricerca ho individuato 6 meccaniche di comportamento che variano in funzione della fisica di David Bohm. E ho trovato che gli alieni Daimon riescono più o meno a interferire con tutte le tipologie, anche se ce ne sono alcune con le quali entrano maggiormente in risonanza, come ad esempio l'alieno chiamato rettiliano e la personalità che ho chiamato il cavaliere, oppure
l'alieno che comunemente viene chiamato il Lux, con quel tipo di personalità che ho chiamato la Torre. Molte persone sono riuscite a risolvere questo problema di interferenza semplicemente aumentando il grado di consapevolezza che hanno di loro stessi, seguendo quella massima greca antichissima che recitava: conosci te stesso.